siamo a Sanremo. Radio Bruno. Diamo il benvenuto a Ultimo. Ciao. Ciao, ciao Nicolò. Allora, insieme a te andiamo nelle Isole Eolie, perché proprio lì tu hai avuto lo spunto necessario per questa bellissima canzone sanremese. Grazie, sì, l'ho scritta alle Isole Eolie. È stato un momento particolare, perché è come se la canzone fosse proprio venuta da me a tutti gli effetti. Mi sono sentito tipo tramite, capito, di questa cosa che mi arrivava. E sono contento perché è una canzone che rappresenta per me anche un momento di crescita artistica e soprattutto di voglia di nel testo dico di superarsi, di andare oltre i propri limiti, di cercare dentro, di analizzarsi, di autocriticarsi anche, cioè una ricerca proprio quasi spirituale. Quindi sono contento di, insomma, ieri di averla cantata, e sono contento di essere qui. Senti, Fiorello a parte che ti disturba mentre dormi e che hai cantato benissimo naturalmente, con quale spirito stai affrontando questa avventura? Con uno spirito abbastanza sereno, perché sono sempre meravigliato dalla partecipazione che vedo, parlo fuori di questa settimana, del mio pubblico, avere questa, veniamo da un tour bellissimo che mi ha regalato delle emozioni pazzesche, e stiamo andando verso un'estate dove avremo un altro tour pazzesco con 3 date allo Stadio Olimpico, 2 date a San Siro, 1 data allo Stadio di Lignano. Per me è sorprendente avere questa costanza, questa fedeltà da parte del mio pubblico, perché sono dell'idea che arrivare sia molto difficile, poi continuare ad avere, no, quella, la costanza anche di partecipazione del pubblico sia veramente quasi impossibile. Non dico che non sto parlando da qui a chissà quanto tempo, però averla dopo tutti questi anche come posso dire, anche il fatto di aver fatto un disco un anno fa e di farne un altro adesso, questa costanza anche nella scrittura mi fa sentire molto contento, ecco. Quindi ci tengo sempre a ringraziare il pubblico, perché poi è il pubblico che mi dà la possibilità di riempire gli stadi e di essere sempre, insomma, contento di quello che faccio. Immagino ieri comunque tantissimi messaggi, ce ne vuoi raccontare uno particolare? Qualcuno che ti ha scritto e ti ha detto bravo e non te l'aspettavi? Ma guarda, ho letto il telefono poi un po' più tardi, e poi stamattina sono svegliato molto presto, quindi non ho avuto modo di essere proprio molto, molto presente in quel senso. Però sono contento perché ho letto, per esempio stamattina quando mi sono svegliato, dei messaggi che mi sono arrivati sui social e insomma delle persone che hanno capito che è una canzone che ha anche rappresenta anche un cambiamento per me, una sorta di crescita, ecco, questo mi fa molto piacere. Senti, ma è vero che a Roma, nel bar vicino a casa, incontri spesso i cugini di campagna? Certo, verissimo, perché siamo vicini di casa, ecco, siamo cresciuti attaccati, io da sempre, insomma, frequentiamo lo stesso bar e ci siamo sempre, cioè, sai, quando prendi il caffè magari uno arriva, uno se ne va, o comunque ci siamo sempre visti lì. E quindi grandi cugini di campagna. Ma hai avuto modo di sentirli? Hanno una bella canzone, eh? Non ho avuto modo di sentirli, purtroppo. Mi farebbe piacere. Adesso, infatti, sicuramente rimedieremo. Guarda, non cantano in falsetto, quindi è una grandissima novità. Torniamo invece alla serata di duetti. E restiamo a Roma. È con te Eros Ramazzotti. Sì, Eros, che è un grande artista. Poi soprattutto è una persona con cui io ho un rapporto proprio di amicizia, scherziamo, abbiamo un rapporto diretto, e soprattutto lo ringrazio anche perché è stato veramente molto, molto semplice anche il fatto nel dirmi che accettava di venire. Cioè, comunque è un artista con un enorme successo che non devo spiegare io, ma quindi sai, avere questa anche semplicità da parte sua mi ha stupito in positivo, e mi ha confermato anche il fatto che mi vuole bene, che è una persona molto umile, che soprattutto ha sempre voglia di mettersi in gioco, capito? Quindi mi ha sorpreso molto questa cosa. Avete tanto in comune, sarà una serata stupenda, però secondo me non finisce lì, eh? Ci potrebbe essere qualcosa, una collaborazione, tu che scrivi per lui, viceversa? Volentieri, io con lui ho un rapporto talmente diretto che se ci sarà voglia, insomma, è modo di fare le cose, insomma, ci metteremo un attimo, perché siamo veramente, ecco, molto legati.
Come fai, insomma, a mantenere questa calma in mezzo a questo circo pazzesco bellissimo che è Sanremo? Sembra che sono calmo. In realtà dentro sono tutt'altro, sono anzi sono un uno che si fa 100 miliardi di domande, vivo molto ogni piccola cosa come fosse enorme, quindi poi in realtà cerco anche di essere più centrato quando devo, ecco, parlare per esempio di Alba, perché ho un grande anche rispetto per le canzoni che scrivo, e quando mi sento un po' tipo rappresentante di una cosa che merita anche rispetto e soprattutto merita un'attenzione nel raccontarlo. Infatti, perché poi una canzone, come hai detto tu prima, che ti è arrivata proprio, esatto, scritta così, talmente che eri ispirato, che proprio è un messaggio importante da dare a tutti i fan, sì, che ti attendono su quel palco e ti attendono naturalmente quando ci verrai a trovare nella nostra postazione, sede centrale di Radio Bruno. Ti aspettiamo, Nicolò. Grazie per l'invito, grazie. Grazie mille, Ultimo. Ciao. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo.